pomeriggio a Vigonza, un 65enne, forse a causa di un malore, finisce schiacciato dal motocoltivatore, muore mentre fresa il campo di casa. Sembrano annullate definitivamente le comunali e grilline, il 5 Stelle scelgono Borile, ma scoppia il caso Forner che non ritira la candidatura. Carabinieri accoltellato alla stanga 2 anni fa, scende in campo con Bitonci, l'ex sindaco non esclude di dargli l'assessorato alla sicurezza. Sergio Giordani lancia la sua visione di commercio a Padova, un piano annuale concordato con le categorie economiche. In migliaia hanno partecipato oggi al corteo per salvare il Parco Colli, bene non toccare i confini, ma gli ambientalisti chiedono alla Regione di rivedere la legge 143. Questa sera il governatore del Veneto sarà in diretta a partire dalle 21.05 per uno speciale focus con il direttore Luigi Bacialli. Troppi furti e scippi a Selvazzano, l'amministrazione rinnova la polizza antifurto per le 10.000 famiglie del comune, nel 2016 in centinaia ne hanno beneficiato. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura una notizia di cronaca appena arrivata in redazione. Dramma questo pomeriggio a Vigonza, in via Luganega, dove un uomo di 65 anni, forse a causa di un malore, è finito schiacciato sotto il motocoltivatore mentre stava fresando il campo dietro casa. Il primo a soccorrerlo pare sia stato proprio il figlio, che ha dato l'allarme avvertendo i medici del 118, ma quando sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. E siamo alla politica padovana, un incontro a porte chiuse del Movimento 5 Stelle, porta avanti la candidatura di Simone Borile, quindi esclude Giacomo Cusumano, ma resta in campo Forner, che però non viene, la sua candidatura non viene accettata dal Movimento. All'interno del Movimento 5 Stelle c'è effettivamente un po' di caos. Il caso Forner scuote il Movimento 5 Stelle alle prese con un inizio di campagna elettorale davvero difficile. I grillini riuniti in un incontro a porte chiuse organizzato dall'ex consigliere comunale Altavilla hanno deciso di lanciare la candidatura di Simone Borile, in accordo anche con l'altro candidato Giacomo Cusumano, che ha fatto un passo indietro. Ma per Leonardo Forner le porte restano chiuse. Io non ho mai ricevuto comunicazione da parte dello staff riguardo la mia candidatura, e quindi riguarda il fatto che io sono fuori dalla competizione, ma anzi io ho presentato, rispettando tutte le regole attinenti al Movimento 5 Stelle, la mia candidatura con la mia squadra, e quindi sono in attesa, diciamo così, della risposta ufficiale da parte dello staff. Questo per quanto riguarda lo staff milanese di Grillo. Forner accusa invece la compagine padovana del movimento, che non lo ha ammesso alle comunali e che fino a questo momento non si sono mai tenute. Io considero una cosa vergognosa il fatto che il Movimento 5 Stelle si riunisca in privato, su una sede privata, con un invito ad personam per decidere sulle sorti del candidato sindaco del comune di Padova. Questa cosa la trovo inaccettabile. Si attendono le prossime mosse dei pentastellati, che in questi giorni dovranno inviare alla Casaleggio la proposta di candidatura di Borile e la lista di sostegno, che dovranno poi essere certificate dallo staff milanese. L'incognita Forner però rischia di sparigliare le carte. Sicurezza in primo piano in questa giornata di campagna elettorale. L'ex sindaco Bitonci oggi ha annunciato l'ingresso in lista di un ex carabiniere che era stato ferito alla stanga. È una persona che è un po' un simbolo anche per l'arma dei carabinieri, per le forze dell'ordine, decide di metterci la faccia. È lui, Alessandro Casu, l'asso nella manica di Massimo Bitonci in tema di sicurezza. 43 anni, 23 dei quali passati in servizio nell'arma dei carabinieri, dal 2015 in congedo dopo che fu ferito alla stanga da uno spacciatore durante un'operazione antidroga. Il malvivente lo colpì alla schiena e con un fendente gli recise i nervi della mano. Oggi scende nel lagone della competizione elettorale. È un passo che mi ha segnato per la vita, perché purtroppo è così. Però la politica sarà un forte riscatto per me sicuramente. E così Massimo Bitonci dà una nuova sferzata alla campagna elettorale cavalcando il suo cavallo di battaglia, la sicurezza. Rivendica il lavoro fatto nei 2 anni di sua amministrazione. Dalla modifica del regolamento di polizia municipale in poi, all'assunzione degli agenti, al lavoro degli agenti in strada. Ai controlli degli appartamenti, al decentramento degli agenti di polizia municipale, alla guizza e presto, spera, anche alla stanga, ma ancora molto, dice, c'è da fare e caso potrebbe essere l'uomo giusto al posto giusto. Ognuno darà il suo contributo in un modo o nell'altro, quindi nulla è escluso. E sulla sicurezza Bitonci non accetta lezioni, tantomeno dal suo diretto concorrente. Qualcuno arriva l'altro giorno e dice, ah, faccio io, sono io esperto. Cioè io non ho mai avuto quella
quell'arroganza di dire, soprattutto quando ho cominciato molti anni fa, di essere esperto di tutto. E non si fa attendere la risposta di Sergio Giordani, che poi anche contrattacca lanciando la sua sfida sul fronte del commercio. Io dico che mi adopererò per essere circondato da persone di qualità. Non è che mi metto a fare lo sceriffo io e vado in giro. Io voglio parlare con la gente, parlare con gli interpreti, parlare con chi ne sa più di me. Alla fine questa è la situazione. Risponde piccato Sergio Giordani all'attacco provocazione sul tema sicurezza del suo concorrente Bitonci. Un botte risposta a distanza di pochi metri, visto che entrambi erano nelle piazze. Tutto rispetto all'arma dei carabinieri, non c'ho nulla da dire, per carità. Io la vedo in un'altra maniera. Io sono abituato a discutere, parlare e decidere. E decidere. Non discutere e parlare solo. Archiviata la polemica, Giordani apre il fronte commercio, bancarelle sparse per il centro con prodotti di ogni genere, manifestazioni più o meno gastronomiche in aperta concorrenza con i commercianti proprio il fine settimana, quando arriva la gente in centro. La situazione è caotica, sembra una babele, è il caos, cioè non apprezzo questa cosa, non è il modo per rivitalizzare la città, questo modo per fare confusione in città. La soluzione per Giordani è chiara, dettata dall'esperienza che vanta nel settore. Quando sarò sindaco, io mi attiverò con le associazioni commercianti per concertare con loro, con tutte le associazioni, un piano commerciale annuale. E poi attacca. Un piano commerciale con loro, condiviso, in cui anche loro sono protagonisti, anche loro sono attori. Non si possono fare le cose e poi calare dall'alto facendo finta che sia stato fatto. E sicurezza è anche la parola d'ordine della Due Giorni in Piazza organizzata da Forza Italia. Una due giorni in tutte le piazze italiane, Forza Italia scende in campo con i propri militanti, con i propri amministratori locali per ribadire la priorità che è della nostra azione di governo, cioè la sicurezza dei cittadini. Una due giorni per rilanciare il tema sicurezza legato sia alla questione microcriminalità ma anche all'immigrazione. Dopo il fallimento del Partito Democratico nella gestione degli sbarchi, spiega Forza Italia, si deve ripartire da quella che è stata la politica di Berlusconi nel 2010, rilanciando gli accordi bilaterali con gli stati del Mediterraneo, che bloccarono a suo tempo le partenze. Gettate le basi, servono azioni però che mirino a curare l'esistente fatto di un'immigrazione incontrollata che fa paura. Da qui la ricetta. Espulsioni per tutti gli irregolari e garantire la sicurezza sul territorio di tutti i nostri cittadini. I padovani vengono prima di tutto. Potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine in città, sedi decentrate e vigili di quartiere per combattere la microcriminalità. Solo con un'azione forte e determinata riusciremo a uscirne fuori. Anche con il controllo di extracomunitari, vagabondi, non aventi titolo, che assolutamente in questa città non hanno spazio. E sono giorni di campagna elettorale in cui i botta e risposta non mancano e il PD attacca l'ex amministrazione per quanto riguarda lo sgombero di via Bassette. Mentre Forza Italia si attiva col Security Day, il Partito Democratico torna sulla questione nomadi di via Bassette. L'amministrazione Bitonci trova la soluzione, sgombra il tanto contestato campo, una soluzione che non convince il Partito Democratico. Il campo è stato sgomberato, ma senza nessuna concertazione con i nuclei familiari, con i condomini in cui sono state poi allocate le famiglie Rom. Il problema è la convivenza, di per sé difficile, soprattutto se la decisione è calata dall'alto. I nomadi sono stati semplicemente inseriti in strutture pubbliche, che non so se anche senza canone d'affitto, ripeto, senza nessuna concertazione con la cittadinanza. Facile risolvere i problemi così. La sicurezza non deve, non può solo essere legata ad una questione di popolazione, ma servono, spiega Bettin, altre soluzioni. Adesso quel disagio, quelle criticità sono semplicemente spalmate in tutta la città. Allora, senza tanti slogan, basterebbe a volte avere una cura quotidiana del decoro nei nostri quartieri, vera, che è il vigile in più, ma anche il lampione, il marciapiede, la sicurezza, il parco, eccetera. E adesso andiamo a Monselice, oggi imponente manifestazione degli ambientalisti e dei comitati per la tutela del parco dei Colli Euganei. Non si tocca! In migliaia sono arrivati da tutta la provincia, chi in bici, chi a piedi, chi in barca lungo il canale Bisatto per chiedere maggiore tutela per il parco Colli, il polmone verde padovano. A Monselice i comitati ambientalisti e tante famiglie che vivono in zona si sono dati appuntamento per un lungo corteo pacifico. Ci tengo al parco Colli per
i nostri figli che hanno diritto di respirare aria pulita. L'esigenza di mantenere il parco è una delle esigenze prioritarie da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista culturale. Ieri la Regione ha bloccato il progetto di riduzione dei confini dell'area protetta, una prima vittoria per i comitati ambientalisti che però non hanno fermato la manifestazione di oggi. La preoccupazione ora è il disegno di legge 143 che potrebbe togliere diverse competenze all'ente Parco Colli. Non si deve eliminare questo parco che è uno dei pochi che esiste nel Veneto. Il Parco Colli è il posto dove ho sempre vissuto e voglio continuare a viverci. Da Padova per la manifestazione sono partiti gruppi in bici, tra di loro anche il candidato di Coalizione Civica Arturo Lorenzoni. Vogliamo avere una programmazione di lungo termine per valorizzare tutto il territorio, quindi continuiamo a tenere alta l'attenzione sul tema e lo faremo con convinzione. E a proposito di ambiente, rifiuti pericolosi sono stati scoperti in due giardini privati a Stanghella e Rovigo dai carabinieri del nucleo operativo ecologico che sono intervenuti in due abitazioni dove un anno fa erano stati interrati rifiuti pericolosi come Eternit e cartone catramato. Il sospetto è che la ditta che aveva eseguito i lavori di costruzione delle abitazioni possa aver illegalmente smaltito i rifiuti interrandoli nel giardino. I responsabili sono già stati segnalati alla procura. Luca Zaia oggi è intervenuto sulla tassa che i veneti dovranno pagare per la pedemontana e spiega il perché della decisione della regione. Intanto questa sera non perdetevi la diretta con lo speciale Focus insieme al governatore Luca Zaia con le domande e l'intervista del direttore Luigi Bacialli. I veneti bene che sappiano che da quando ci sono io in regione, da quando ci siamo noi, non si paga l'addizionale IRPEF. Fatto un conto in soldoni vuol dire per i veneti unica regione in Italia che in questi 7 anni non si sono pagati circa 8 miliardi di euro di tasse, non sono stati presi dalle tasche dei veneti. A noi in tutta sincerità non serviva una tassa perché noi abbiamo chiesto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, ma in virtù di una legge che c'è, che si chiama Fiscal Compact, noi siamo obbligati ad avere un'uguale entrata a bilancio. La spiego più semplicemente, è come se un cittadino andasse in banca a chiedere, che so, 100.000 euro per comprarsi una casa e la banca gli dicesse io ti do i 100.000 euro, ma non voglio solo essere sicuro che mi paghi la rata, voglio anche che tu mi dimostri che hai 100.000 euro in conto corrente. È esattamente quello che sta accadendo. Quindi noi stiamo oggi subendo questa norma, tant'è vero che ho chiesto al governo di darci deroga a questa norma come l'ha data ad altre realtà, una per tutte la Campania. Andiamo a Selvazzano dove il comune ha deciso di rinnovare la polizza antifurti per tutte le famiglie. Cittadini assicurati contro i furti, ci pensa il comune. Accade a Selvazzano dove proprio in questi giorni l'amministrazione ha rinnovato una polizza assicurativa che tutela le oltre 10.000 famiglie residenti nel comune nelle frazioni, coprendo le spese di riparazione dei danni provocati dalle incursioni dei ladri. Questa polizza copre fino a 300 euro di danni causati che ai vetri ad esempio, oppure se la porta è stata scassinata, copre l'invio dell'artigiano per un costo massimo di 300 euro. Non solo riparazioni di serramenti e finestre, la polizza attivata dal comune contro i furti prevede anche la copertura di spese mediche o l'invio di una guardia giurata. Nell'ultimo anno sono state centinaia le richieste dei cittadini di beneficiare della polizza. A Selvazzano la situazione sul fronte sicurezza è costantemente monitorata, vista la presenza della struttura abbandonata del seminario, di cui spesso ci siamo occupati, un edificio che viene utilizzato da sbandati e pregiudicati come bivacco. Noi stiamo facendo il possibile da anni, speriamo che anche la proprietà abbia a cuore questa vicenda perché il vicinato e la stessa città sta subendo troppi colpi da ormai troppo tempo. Ancora un incidente lungo le rotaie del tram a Padova, una mattinata di disagi per molti passeggeri. Non c'è pace per il tram padovano, giornata di fuoco per il Biscione Blu. Dopo i due incidenti in meno di 24 ore con due ragazze finiti in ospedale per essere state urtate dal mezzo, questa mattina nuova giornata di passione per gli utenti. La linea tranviaria infatti è rimasta bloccata per quasi 2 ore a causa di uno scontro tra due auto, tra le persone ferite che sono state medicate sul posto dai medici del 118. L'incidente è avvenuto in via Guizza, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le due auto che nello schianto sono finite lungo le rotaie del tram. Mentre la polizia locale ricostruiva la dinamica. Le corse sono rimaste bloccate per circa 2 ore con buona pace di molti utenti che anche oggi hanno dovuto ripiegare sui bus.
Dunque non perdetevi questa sera lo speciale Focus con il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta a partire dalle 21.05, speciale che poi andrà in replica anche domani pomeriggio alle 3.30. Domani mattina invece alle 9.10 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, alle 14.10 Dea Formazione, alle 14.30 la TV dei ragazzi, come vi avevamo detto alle 15.30 lo speciale Focus con il governatore del Veneto Luca Zaia, alle 17.45 Agricoltura Veneta. TG Padova invece termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata. Le previsioni per domani: cielo poco o parzialmente nuvoloso, precipitazioni assenti. Le temperature rispetto a ieri generalmente saranno senza variazioni di rilievo, sui monti più alti fino al primo mattino.